Ma siamo proprio sicuri che ci sia, che siamo di fronte ad una regressione dell'umanità? Ma anzi, io vedo comunque un'evoluzione Ma in del mondo, effetti, della società, cioè non vedo solo elementi negativi, no, ma allora, ecco. esattamente questa è la critica che gli viene fatta. Cioè, la sua Cioè, posizione satura dal punto d'esistenza che non ci sono più luoghi dove scapparci. In realtà non è così, perché questo mondo che si presumeva perfetto, no? In realtà proprio l'epidemia ha portato alla luce i suoi limiti, la sua precarietà e la sua vulnerabilità soprattutto. Quindi quel modello ma anche così, alcune potenzialità. chiaro che... Sì, quali? Io non ho visto solo un rinchiudersi, cioè da un lato sì, effettivamente c'è stato, e lo si vede, no? Nella società un abbruttimento, no? per un certo verso. Peraltro io ho visto, ho sentito persone che invece in questo tempo di chiusura hanno riscoperto la lettura, hanno riscoperto una forma di solidarietà. Cioè. L'emergenza in sé, sì, però questa è stata un'emergenza, in un'emergenza sociale che già c'era, quindi è andata un po' a scuotere dei pilastri che già erano non proprio solidi, di una società che era già fratica, diciamo così. Quello che diceva prima Massimo, riguardo al linguaggio in cui c'è necessità di andare ad interpretare anche la situazione attuale, usando parole di altri, andando a ripescare nel passato, perché non si è più in grado di analizzare la realtà così com'è, con occhi propri, era un concetto che Anders diceva, che lui poi non conosceva i social, era arrivato fino alla TV e alla radio, diceva che i media avevano contribuito a creare l'eremita di massa, incapace Sì, di collettività, di dialogo certo. No, no, il con... rischio sicuramente è Poi, quello. ovvio che questa è una generalizzazione, però Diciamo la tendenza è quella, che credo. non, diciamo che quel sistema apparentemente coeso non lo è poi così tanto. E questo, come lo cogliamo questo passaggio? Come nelle situazioni limite, come in fondo avviene nella vita di ognuno di noi. Cioè noi probabilmente capiamo le cose quando ci toccano così direttamente, da diventare nell'estremo, insomma, no? Le Quindi capiamo questo fino a un certo punto. è che No, dico le comprendiamo fino a un è certo fino a un certo punto, punto, ma perché il qui... senso di questa cosa, il senso di quello che è successo, anche nei termini di potere morbido, è ovvio che se vai avanti per emergenze è un modo di dominare. Sì, infatti. È però quello che poi viene recepito è l'ultimo anello. Ma è una realtà in cui il processo, come per la tecnologia, del come si è arrivati a questo, le persone non lo sanno perché gli piomba addosso questa roba. La risposta che ti danno in media è per via dell'emergenza. Diventa poi quello, perché in fondo è l'unica cosa che è attingibile. Guarda, si ricollega a quello che dicevo prima sull'assenza di storia. Di Cioè, di naturalizzazione. naturalizzazione, sì, è nell'eterno presente. Ah, adesso mi chiudo il negozio perché c'è stato quel problema di virus. Il totalitarismo non c'era bisogno più della violenza, No, dice. infatti. Ecco, è qui che secondo me Anders cade, perché in realtà il totalitarismo morbido anche lui ha bisogno della violenza, perché lo Certo. Stato non rinuncia, se ha necessità di farlo, usa la sua prerogativa sovrana, cioè l'uso della forza. Quindi il discorso di Anders era troppo, passatemi il termine, astratto. Come spiegare il fatto che c'era sì il totalitarismo morbido, ma c'era la biopolitica di Foucault, ma c'era il vecchio potere sovrano, cioè come se il potere fosse in grado di chiamare sul palcoscenico tutti i suoi diversi attori che nel tempo lo hanno incarnato. Ma la finezza sta nel fatto di presentare questa come l'unica società possibile. C'è bravo, il È famoso non questo, c'è alternativa, è ma c'è anche un questo, è nome, come si chiama? questo. Tina. There is no alternative, no? Tutti i Infatti. mezzi di comunicazione, la radio, la Sì. televisione, hanno costruito appunto dei soggetti obbedienti. Però a me sembra che cioè, non può essere altrimenti, cioè, se a me viene da immaginare un altro modo. Non E c'è. infatti vedi che Questo sei incanalato. è il discorso che Vedi faceva quello che sta Luca facendo lui dicendo come quello stesso adesso? di Stessa comunque sia la radio, tutto cosa. Sì. quanto, anche riuscissimo a cambiare, prima o poi comunque l'uomo riporterà di nuovo la situazione in cui siamo adesso. Allora, Cioè, ci vorrebbe guarda. una rivoluzione, evidente, questo lo dico,
po' scherzando, ma non proprio. Solo, diceva un filosofo, solo un Dio ci può salvare. Allora, solo la rivoluzione, in che senso? Un cambiamento radicale di sguardo sulle cose. Come diceva Rosa Luxemburg, socialismo barbarie. Perché sì, noi siamo ormai in una condizione se non già barbarica, dove gli individui sono spassati dall'ansia, dalla depressione, dalla paura. Questi sono i sentimenti dominanti. Poi certo, più o meno presenti in diverse fasce generazionali. Però la raffinatezza sta nel suggerire ipnoticamente, una malia, credi questo, consuma tutto quello che puoi. E non solo, tutta questa politica del debito, non è solo un debito economico, ma anche morale, ha funzionato per, scusate il termine pessimo, fidelizzare le persone. Cioè, questo sistema si è proposto come l'insuperabile sistema dominante, quindi smettetela di rompere le scatole. C'è stato un momento in cui forse la storia poteva girare altrimenti, all'altezza della prima guerra mondiale, è finita, una sconfitta definitiva, e quindi noi viviamo come la luce di una stella che continua a mandare luce dopo migliaia di anni. Ma ogni volta dopo una rivoluzione, 20-30 anni, si ricomincia sempre da capo, si ricomincia con la corruzione, la malamministrazione, chi sarà il governo dopo un po' vuole continuare ad avere più potere, e alla fine, cioè, a me sembra sia quasi una cosa proprio naturale, cioè dell'essere umano, questa prima, cioè non è una cosa nuova solo magari nostra, e sono proprio fatti così. Cioè dire come mai le rivoluzioni falliscono è il tema, però. Perché vengono fatte da... Si corrono dei rischi a immaginarsi delle caratteristiche naturali. Gli uomini non sono natura, siamo storia, esito di processi storici che si sono protratti nel tempo, se no lo naturalizziamo. Okay. E questo, ad esempio, c'è un'illustre tradizione che lo fanno, Hobbes, che forse è l'autore più noto per questo, per giustificare l'esistenza di quella macchina mostruosa che è lo Stato, si deve inventare lo Stato di natura, perché altrimenti non ce la fa a giustificarlo. Perché se noi tutti qui dentro per natura tendiamo a fare del male all'altro, occorre un'autorità terza che intervenga, sì, dando, come dire, dei limiti. Sì, posso aggiungere solo una cosa su questo aspetto, che noi, in un certo senso, lui diceva prima, questi sono discorsi che sono quasi superati in questo momento, perché proprio il dramma autentico che stiamo vivendo è che i concetti di Stato stanno venendo sopravanzati. Ah, sì. Ok, noi non abbiamo nemmeno più il problema di rapportarci con uno Stato, ma di qualcosa di molto più grosso che lo stai inghiottendo, sì, sì, che è la finanza sovranazionale. Il discorso è che i soldi sono più forti degli Stati. Io però insisto così, nel senso, secondo me ci sono una molteplicità di piani che non sono riconducibili così facilmente a un principio. Ora, quando io dicevo Anders ci aiuta poco, esattamente perché a lui interessa registrare un sentimento collettivo. Il sentimento della paura, il sentimento dell'ansia, e poi, diciamo, di come questo soggetto si forma, di come questo soggetto diventa ciò che è, attraverso quella che lui chiama una colonizzazione delle nostre vite. Lui ci dà una lettura, quella lettura è la base su cui poi questo tipo di società cresce. Ecco, io mi fermerei, beh, questo è Anders. La società americana che lui analizza è una società all'epoca euforica ancora, delle commedie, capite in che contesto lui stava lavorando, addirittura in una situazione di euforia di cui lui denuncia poi i presupposti. Presupposti della colonizzazione delle vite alienate, la costruzione di vite alienate, vite che non si riconoscono più nella realtà, che non la riconoscono più come propria. Quando noi leggiamo questi autori, gli autori della teoria critica, dobbiamo tenere presente il livello di astrazione a cui si muovono. Adorno, per parlare della difficoltà del presente, commenta Beckett. Beckett gli serve per dimostrare l'insensatezza e l'assurdo delle vite quotidiane, e questo è il valore aggiunto di quel pensiero. Ci aiutano a tenere sempre desta l'attenzione, ma non ci danno risposte, perché quando lui deve dare una risposta è inefficace. È quella di un intellettuale coraggioso di 95 anni che, di fronte alla disumanità dell'esistente, dice no.
ma lo dice in quanto Anders, singolo intellettuale, comunque riconosciuto, comunque. La sua lezione è questa, tenere alto il livello etico e per invitare a riflettere che il male nasce da una nostra, come dire, è la nostra il fatto che noi disattendiamo la nostra capacità di giudizio. Cioè, non siamo capaci, diceva Kant, di pensare ampio, che significa che io sono in grado di sviluppare un livello empatico tale per cui mi intendo. Bene, lì, che è uno dei nodi più delicati dell'esistenza umana, e lì tu impatti il totalitarismo. Impatti un sistema che produce obbedienza. Allora, di nuovo è la letteratura che ci aiuta, perché quando nel Grande Inquisitore Cristo torna sulla terra di Dostoevskij e l'inquisitore gli chiede perché sei tornato. Noi, guarda come stanno bene. Pasciuti, tranquilli, li abbiamo sollevati dalla libertà e dalla responsabilità che la libertà porta con sé. E questo è l'avvertimento di questo autore. Lui si recupera la buezia, la servitù volontaria. C'è tutto un pensiero. Non ti sembra attualissimo? Attualissimo come sguardo. Però quando noi entriamo nelle cose, dobbiamo fare i conti che questi sono autori che hanno dei loro limiti e che gioco forza non sono sempre in grado di costruire un sistema di un certo tipo. E questo è il problema. Gli chiediamo troppo. Cosa manca? Cioè, il disastro nostro, se posso permettermi di usare il termine noi, è il fallimento della prospettiva rivoluzionaria, che era uno dei pilastri della modernità. Cioè, la modernità nasce con una rivoluzione, come l'evento politico per eccellenza. Noi non pensiamo più in termini di rivoluzione, almeno dalla Prima Guerra Mondiale, dove si consuma la fine definitiva di un soggetto storico che era l'operaio di professione e così via. Quando Rosa Luxemburg, dolente, dice: ma che fine ha fatto la miglior generazione? È la fine delle trincee. Il compito nostro, di nuovo, è semmai ripensare un'ipotesi trasformativa, perché la rivoluzione, scusa, se la porta lì, lei ha fatto bene a dire quello, ma è ovvio. Come fa un rivoluzionario a essere sempre all'altezza della rivoluzione? La rivoluzione chiede una responsabilità etica gigantesca. Questo è il punto di partenza.